Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, e io me ne andrò, zitto, tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto. Un lungo cammino di ricerca. Non si sente. Così Bianca Montale ha voluto intitolare il contributo che ci ha regalato per questo meeting e di cui le siamo tutti estremamente grati, perché come sapete questo incontro nasce da un incontro con Bianca, a cui abbiamo chiesto di partecipare al meeting. Bisogna che faccia così perché va giù. Abbiamo chiesto a Bianca di partecipare al meeting e Bianca ha detto: vi mando un testo. Intorno a questo testo, che vi verrà distribuito in versione integrale alla fine, intorno a questo testo abbiamo costruito un percorso e il testo di Bianca è come il filo di questo percorso che abbiamo costruito. Bianca è l'erede di Montale, la nipote prediletta, l'amica di sempre, dall'infanzia agli anni della maturità, in cui insieme trascorrevano giornate intere a ragionare, a discutere. E intorno a questo testo, appunto, noi abbiamo come messo alcune suggestioni montaliane nostre, mie e di Franco. E ne è venuto fuori una sorta di percorso che dovrebbe accompagnarci ad un incontro con Montale. Ringrazio Franco Palmieri, l'amico Franco Palmieri, ora direttore artistico di Culter a Firenze, ma con un importante e noto, penso a tanti di voi, trascorso di attore. Lo ringrazio perché ha accettato di condividere questo tentativo in cui abbiamo provato ad accostare brani del testo di Bianca con poesie di Montale, e Franco ha custodito il lavoro che abbiamo fatto insieme alcune settimane fa e lo ha portato a compimento fino ad oggi. Per introdurre i prossimi testi che appunto Franco ci leggerà, mi permetto solo una piccolissima nota di carattere personale. Montale credo di averlo sempre avuto nel sangue. Ero ragazzina, ricordo che ci giravamo l'edizione di Ossi di Seppia in spiaggia in Liguria. L'ho sempre avuto nel sangue perché io sono ligure come lui, e quindi ho sempre avuto nel sangue quella sua scabra e pudica modalità di esprimere i sentimenti, quella ritrosia di fronte a ogni eccesso, quei fossi erbosi tante volte anche da me calpestati nell'infanzia, quelle viuzze che seguono i ciglioni, quei ciuffi di canne, quell'odore dei limoni acre e dolce al tempo stesso, di cui amavamo profumare le mani, quell'odore che, come dice Montale, ti fa piovere in petto una dolcezza inquieta. Ecco, questi pezzi di realtà, che è una realtà montaliana, ma è una realtà anche mia, amati con l'ingenuità semplice con cui si amano le cose e gli oggetti dell'infanzia, li ho ritrovati ancora più vivi e palpitanti nella poesia appunto del nostro. Perché questi pezzi di realtà sono la sua Liguria, ma sono anche la mia Liguria. E la Liguria è proprio così, è immediata, senza orpelli, travolgentemente bella e aspra al tempo stesso, rovente e palpitante come il suo sole e il suo mare, dolce e dura, dove le passioni non si logorano in languidezze. Perché i suoi uomini sanno che la vita, io amo dire, è dura, che la vita è una cosa seria, che la vita è veramente un travaglio,
da attraversare con rigore e con austerità, sferzati dal vento, abbruciati dalla salsedine, ma mai domi come Montale. Mai domi, mai stanchi di cercare, sempre protesi ad ascoltare nella voce del mare il segreto delle cose. Meriggiare, pallido e assorto presso un rovente muro d'orto. Ascoltare, tra i pruni e gli sterpi, schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare, tra frondi, il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Ascoltami. I poeti laureati si muovono soltanto tra le piante dai nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di questo odore che non si sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi, poveri, la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfà e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. Scrive Bianca: da molti anni ormai Montale se n'è andato, pur rimanendo vivo nella sua poesia per tutti coloro che lo amano. Il suo carattere chiuso e schivo, tipicamente genovese, non avrebbe certo gradito celebrazioni postume, tantomeno intrusioni sulla sua vita privata, che desiderava restasse tale. Eugenio ha lasciato scritte in modo inequivocabile le sue ultime volontà. Raccomando ai miei posteri, se ne saranno in sede letteraria, il che resta improbabile, di fare un bel falò di tutto che riguardi la mia vita, i miei fatti, i miei non fatti. È stato, prosegue Bianca, come prevedibile, inascoltato.
e quel che è peggio, nella maggior parte dei casi, con voluta malevolenza, si è tracciato di lui un'immagine che non corrisponde a verità. Mi riferisco non alla poesia o alla letteratura, che non conosco abbastanza per parlarne, ma a Montale uomo, con i suoi problemi interiori, i suoi gesti di affetto e di aiuto concreto per gli umili, la sua ricerca assillante di scoprire l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Molti in Italia e all'estero conoscono Eugenio per la sua poesia, ma anche per la sua personalità non facile da penetrare, per i suoi silenzi eloquenti, per la sua riservatezza, il suo senso dell'umorismo e per quella che lui stesso ha definito decenza quotidiana, per il suo difficile aprirsi a un prossimo spesso indigesto, per il suo individualismo, ha avuto pochissimi amici in grado di comprenderlo. Descrivendo la sua terra natale, Eugenio dà una sua definizione personale del termine dialettale genovese stundato, un misto di orgoglio, di timidezza, di diffidenza, una pratica quotidiana del mugugno, un certo complesso di inferiorità, bilanciato dal senso di una specifica superiorità nell'ordine dei valori morali. Penso che, conoscendo le proprie radici, si identificasse in qualche modo con questo aggettivo caratteristico della sua gente. La sua garbata ironia non era rivolta soltanto agli altri, ma anche a se stesso. Nell'anima dell'uomo si alternano sistole e diastole, turbamento e tranquillità, gioia e angoscia, speranza e disperazione. Fuori dall'anima dell'uomo, posto che esista un fuori, l'alternarsi delle stagioni. Il brutto tempo e il sereno, la guerra e la pace, la rivoluzione e la restaurazione, il progresso tecnico e il presunto regresso morale, le belle arti e le brutte arti, l'opulenza e la fama presentano una gamma non meno differenziata. Che cosa muove l'uomo? La biologia o la dialettica? Né l'una né l'altra offrono consolazione. All'uomo importa mediocremente di sapere che forse un giorno si potrà creare un suo facsimile partendo da procedimenti in vitro. All'uomo dice poco o nulla apprendere che si sono scoperte due nuove galassie. All'uomo è del tutto indifferente la notizia che nel suo spirito funziona un meccanismo di tesi e di antitesi e che il finale non si sa che cosa sia. Che la storia sia un succedersi di fatti naturali, così come sono naturali la pioggia e il buon tempo, oppure il dispiegamento di uno spirito del quale non si sa come e perché l'uomo stesso sarebbe partecipe o addirittura creatore, ecco un'idea che interessa pochissimo l'uomo. Tuttavia, si osserva, all'uomo importa assai la propria libertà personale e tutta la sua storia e affrancamento a secolari schiavitù. La vita, stavolta con la maiuscola, conterrebbe dunque una freccia, un'indicazione. Chi segue la freccia cammina nel senso della vita. Chi ignora o trascura la freccia si muove in una direzione del tutto diversa o anche opposta. E con questo, che male ci sarebbe? Obiettano altri. Se la freccia significa libertà, è facile dire che l'indifferenza è la maggiore delle libertà possibili, ma anche la più paurosa. Mai l'uomo ha deciso qualcosa motu proprio, senza un profondo sgomento. Se qualcosa dà pace all'uomo è il sentirsi agito, mosso, necessitato. Lo sanno bene gli storici e particolarmente alcuni filosofi, per i quali tutto quello che accade
ha sempre ragione e quello che non accade ha sempre torto. Il suo itinerarium mentis, prosegue Bianca, inizia nella mia raccolta di documenti dall'immaginetta della prima comunione avvenuta il 5 maggio 1910 nella cappella dell'Istituto Vittorino da Feltre dei padri Barnabiti, dove si trovava allora padre Giovanni Semeria, figura di assoluto rilievo nella storia del cattolicesimo di tendenza modernista e religioso di grande cultura, promotore di iniziative caritative importanti e note, ma discusso per le sue aperture accusate di dubbia ortodossia. L'immagine da lui conservata con cura, che Gina mi ha poi affidato, raffigura l'ultima cena con l'istituzione dell'Eucarestia e con le parole pronunciate allora da Cristo scritte in francese. La recente pubblicazione dell'epistolario della sorella Marianna, la più vicina a lui per intelligenza, cultura, affetto fraterno ed empatia, rivela giorno per giorno le sconfinate comuni letture religiose, filosofiche, letterarie, davvero singolari per un ragazzo costretto controvoglia a frequentare una scuola per ragionieri, forse in vista di un lavoro nello scagno paterno. Nelle lettere e nel successivo quaderno genovese, che personalmente sono riuscita a sottrarre alla sua volontà di distruzione di documenti preziosi, impressiona l'enorme vastità di interessi nei campi più disparati e la sua conoscenza della maggior parte dei volumi della Biblioteca Berio, cosa insolita in un ragazzo appena ventenne che ha la passione per la speculazione, si sarebbe definito amante dell'invisibile, aggiungeva quella per la musica, studiando canto ed esordiendo come critico di opere liriche. Negli anni successivi, gli anni del dubbio, da lui definito la dolorosa nobiltà dell'uomo, le sue opere poetiche, interpretando l'angoscia esistenziale e l'ansia di ricerca, sono comunemente considerate e spesso appaiono tali come una totale negazione di certezze e di dogmi. Il ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, riflette lo stato d'animo di molti giovani della nuova generazione, un rifiuto della realtà sotto il regime e insieme l'incapacità di schierarsi dietro nuove certezze. Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco, alto levato. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Questo che a notte balugina nella calotta del mio pensiero, traccia madre perlacea di lumaca o smeriglio di vetro calpestato, non è lume di chiesa o d'officina che alimenti chierico rosso o nero. Solo quest'iride posso lasciarti a testimonianza d'una fede che fu combattuta, d'una speranza che bruciò più lenta di un duro ceppo nel focolare. Conservane la cipria nello specchietto quando, spenta ogni lampada, la sardana si farà infernale e un ombroso lucifero scenderà
su una prora del Tamigi, dell'Hudson, della Senna, scuotendo l'ali di bitume semimozze dalla fatica, a dirti: è ora. Non è un'eredità, un portafortuna che può reggere all'urto dei monsoni sul fil di ragno della memoria, ma una storia non dura che nelle cenere e persistenza è solo l'estinzione. Giusto era il segno. Chi l'ha ravvisato non può fallire nel ritrovarti. Ognuno riconosce i suoi. L'orgoglio non era fuga. L'umiltà non era vile. Il tenue bagliore strofinato laggiù non era quello di un fiammifero. Ancora, Bianca, è assolutamente fuori di luogo attribuire a Montale etichette di parte. Il suo individualismo e la sua qualità di uomo libero non accettano lo spirito gregario e gli aspetti negativi del collettivismo. Durante il ventennio, con la sua presa di distanza, ha un suo modo di non essere fascista per non cadere nell'antifascismo ovvio. Sarà, dopo la liberazione, aspramente combattuto e denigrato dalla gran maggioranza degli intellettuali, passati in massa disinvoltamente dal fascismo al comunismo. Dopo il trauma della guerra, i cuori si aprono alla speranza, in un clima di libertà raggiunta, di voltar pagina. È una sete di rigenerazione morale, di riscoperta di antichi valori. Ma molto presto Eugenio si rende conto che poco o nulla è cambiato, almeno per quello che riguarda i comportamenti e lo stile, rispetto al passato. Manca, insomma, quella decenza quotidiana a cui aspira, irriso dai nuovi progressisti con l'accusa di essere borghese, o peggio, chi rifiuta, insomma, l'ortodossia marxista è fascista. Nel 48, a più di 50 anni, ottiene un lavoro stabile al Corriere della Sera, che gli dà finalmente una certa tranquillità, suscitando l'indignazione degli intellettuali accorsi in difesa del pensiero unico dominante. È costante, prosegue Bianca, la sua insofferenza nei riguardi degli arrivisti ad ogni prezzo, degli arroganti, dei presuntuosi, di coloro che per la loro qualità di uomini di cultura si ritengono esseri superiori. Ciò che più caratterizza Montale è l'amore per gli umili, la gente semplice, che vive con fatica e con dignità e che sono per lui interessanti senza saperlo. Così ne parla Montale. La vera storia, quella che conta e non si trova nei libri, è proprio questa, fatta dagli uomini semplici, ed è la sola che regge ancora il mondo. L'uomo della strada non produce opinioni, non fonda partiti, non dirige giornali, non frequenta i festival, non conosce la critica del linguaggio, ignora i problemi centrali del cinematografo e non dispone di termini filosofici per definire la sua condizione di povero diavolo che lavora per vivere e suppone che sia cosa degna vivere da uomini ragionevoli in un serraglio di pecore laureate. A proposito di queste figure di uomini e donne semplici, Bianca aggiunge: il suo affetto per la donna barbuta, su cui ha scritto pagine commoventi, l'angelo benefico della sua infanzia, donna che l'aveva accudito e custodito, per Maria Finollo, fedele custode per una vita della villa di Monterosso, che considerava quella dei Montale la sua famiglia, e per la Gina invece ne abbiamo già sentita, è la persona che lo accompagnerà fino alla morte, per la Gina che lo ha custodito. Il suo prezioso e devoto sostegno, specie nella solitudine degli anni tardi, che lui ha definito eroica, sono tra i sentimenti più autentici e profondi del poeta. Portami il girasole, ch'io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu
la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze, evapora la vita quale essenza. Portami il girasole, impazzito di luce. Amavamo discorrere delle mie esperienze di docente universitaria e del livello non proprio esaltante della cultura generale anche prima del terremoto del 68. Nella scuola, affermava con una battuta scherzosa, ma non tanto, dovrebbero insegnare la lingua italiana e la buona educazione, tutto il resto facoltativo. Diceva Montale, la cultura vera non è nozionistica, è quel che rimane nell'uomo quando ha dimenticato tutto quello che ha appreso. Essa comunque presuppone un assorbimento, una profonda incidenza sul carattere. Prosegue Bianca, le sue riflessioni amare chiariscono come appare ai suoi occhi la società contemporanea, quella del benessere, che ignora antichi valori ma che non per questo vince l'angoscia e l'infelicità. Quello che riporto in modo forse troppo disordinato è una specie di catechismo laico che risale a mezzo secolo fa, agli inizi degli anni 60 del Novecento. E questi sono alcuni stralci di questa sorta di catechismo laico che Bianca riporta, testi di Montale. L'uomo reale opta 100 volte al giorno e quasi sempre non per motivi razionali. La via che egli sceglie non è la migliore, ma la più facile. Non è la più vera, ma quella meno libera. Il pericolo dell'uomo di domani è costituito dallo spirito gregario, che troppo spesso vediamo affiorare dallo spirito scientificamente progressista. Accetto il mio tempo, ma vorrei solo che non andasse del tutto estinta la rara sottospecie degli uomini che tengono gli occhi aperti. Nella nuova civiltà visiva sono i più minacciati. Tra l'uomo migliore e l'uomo efficiente resta e si allarga un vuoto che nessun centro di arricchimento potrà mai colmare. Mentre è sciocco e pericoloso odiare il presente, il passato è odiabile impunemente, non reagisce, non si vendica, non compromette nessuno. Piove. È uno stillicidio senza tonfi di motorette o strilli di bambini. Piove da un cielo che non ha nuvole. Piove sul nulla che si fa in queste ore di sciopero generale. Piove sulla tua tomba a San Felice a Ema e la terra non trema perché non c'è terremoto né guerra. Piove non sulla favola bella di lontane stagioni, ma sulla cartella esattoriale. Piove sugli ossi di seppia e sulla greppia nazionale. Piove sulla gazzetta ufficiale qui dal balcone aperto. Piove sul Parlamento. Piove su via Solferino. Piove senza che il vento smuova le carte. Piove in assenza di Ermione, se Dio vuole. Piove perché l'assenza è universale. Se la terra non trema è perché a Cetri a lei non l'ha ordinato. Piove sui nuovi epistemi del primate a due piedi, sull'uomo indiato, sul cielo ominizzato, sul ceffo dei teologi in tuta o paludati. Piove sul progresso della contestazione. Piove sui work in regress. Piove sui cipressi malati del cimitero. Sgocciola sulla pubblica opinione. Piove, ma dove appari non è acqua né atmosfera. Piove, perché se non sei è solo la mancanza e può affogare. Ancora Bianca, molti anni più tardi nella lezione in occasione della consegna del premio Nobel a Stoccolma, di fronte a un vasto e autorevole pubblico internazionale, Montale affermava: l'uomo civile ha orrore di se stesso
e il benessere ha i lividi connotati della disperazione. Ma il tema più dibattuto, il terreno minato sul quale esistono pareri discordanti, e così Bianca entra in una delle questioni che più in maniera evidente in questo testo le sta a cuore, prosegue, è quello della religiosità di Eugenio, che sia pure in un lungo travaglio interiore, con momenti discussi e contraddittori, emerge dalla sua lunga esistenza di ricerca. Uomo del dubbio e con decisa presa di distanza da dogmi e da una gerarchia che pone in molti casi in discussione, contro ogni ipocrisia e ogni forma di fariseismo, l'uomo che dichiara di non accettare chierico, rosso o nero, ha non solo grande rispetto per la fede altrui e per molti che la traducono in opere con coerenza. Almeno nei versi dei primi anni, il poeta evita di nominare il nome di Dio, presente con perifrasi come ad esempio l'altro, con una sorta di rispetto per qualcosa di trascendente a cui non riesce ad arrivare pur tentandolo. Anche la poesia come Zaccheo rivela uno sforzo che non cesserà mai di animarlo. Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro per vedere il Signore, se mai passi. Ahimè, non sono un rampicante ed anche stando in punta di piedi non l'ho mai visto. Tu non ricordi la casa dei doganieri sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. Libeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria, un filo s'addipana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa e in cima al tetto la banderuola affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. Oh, l'orizzonte in fuga dove s'accende rara la luce della petroliera. Il varco è qui, ripullula il frangente ancora sulla balsa che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera. Ed io non so chi va e chi resta. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese, perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Eugenio mostrava anche nei riguardi di sprovveduti, giudicati sempre interessanti, purché non presuntuosi e arrivisti, grande considerazione, ritenendo di avere comunque qualcosa da imparare. E spesso, tralasciando temi impegnativi, con il suo umorismo e la sua garbata ironia, suscitava risate liberatrici,
sempre con una severa autocritica nei riguardi di se stesso. Quando io lamentavo l'assalto di nugoli di poeti che mi si avvicinavano chiedendomi di inoltrare i loro versi al vate, rispondeva che potevo asserire di non essere sua parente e che l'avere lo stesso cognome era per me una sciagurata coincidenza. Ma è difficile spiegare, senza introdurre un discorso che può essere arbitrario, come sia possibile, senza entrare nella sfera interiore rigorosamente chiusa agli estranei, esprimere un giudizio personale, quindi opinabile, sul rapporto tra Eugenio e la divinità, anche perché il lungo cammino ha avuto momenti e stati d'animo diversi, dal male di vivere al amo la terra, amo chi me l'ha data, chi se la riprende. C'è in proposito uno svolgimento che non si può interpretare come folgorazione, ma che si coglie, specie negli anni tardi, nei suoi versi e nelle sue prose. Significativi per me sono i reportage giornalistici dalla Palestina, dove Eugenio si era recato insieme ad uno stuolo di inviati speciali al seguito di Papa Paolo VI. Nella vecchiaia, mentre la sua ricerca non ha avuto pause, Eugenio ha in qualche modo addolcito il suo carattere non proprio facile, pur senza perdere il suo garbato umorismo, con una maggiore comprensione delle debolezze altrui e proprie. Cita Eugenio: adesso mi accade che qualche volta io debba sforzarmi di correggere una certa inclinazione a sopravvalutare gli altri, forse per eccesso di indulgenza. Io penso, dopo tutto, che nessuno può farci del male. Nessuno può avercene fatto tanto quanto ce ne siamo fatti noi stessi. Riguardiamo la vita, le necessarie scelte ai bivi. Fummo noi a decidere, a imboccare sentieri di dolore e di perdizione, a sceglierci compagni di viaggio, forse a imboccare anche sentieri di salvezza, ma dovemmo sempre scegliere noi e sempre scegliemmo la via spinosa e contorta. Oggi mi sembra di saper apprezzare e amare ancor più l'uomo e la sua casa, l'uomo e le opere sue, la vita, come si dice. Cigola la carrucola del pozzo, l'acqua sale alla luce e vi si fonde. Trema un ricordo. Nel ricolmo secchio, nel puro cerchio, un'immagine ride. Accosto il volto a evanescenti labbri. Si deforma il passato. Si fa vecchio. Appartiene ad un altro. Ah, che già stride la ruota, ti ridona all'alto fondo visione. Una distanza ci divide. Dicono che la mia sia una poesia d'inappartenenza, ma se era tua, era di qualcuno, di te, che non sei più forma, ma essenza. Dicono che la poesia al suo culmine magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa. Avviandosi verso la conclusione del suo testo, Bianca ricorda: ho notato negli ultimi anni
sul comodino accanto al letto della sua camera un volume, non ricordo di quale autore, sulla vita di Cristo. Amava ascoltarmi con umiltà e credo che in qualche modo la presenza della Gina, indimenticabile figura umile e semplice di grande fede, che era forse senza saperlo esempio di decenza quotidiana, abbia suscitato in lui più di una riflessione. Ogni giorno di più mi scopro difettivo, manca il totale. Gli addendi sono a posto, ineccepibili, ma la somma? E Bianca prosegue commentando questo. Come Zaccheo si alza in punta di piedi per riuscire a vedere il Signore, però non gli riesce. Ma lo sforzo in punta di piedi, la tensione della ricerca rimane. Non si insegue qualcosa che si pensa non esista. I suoi ultimi giorni di grande sofferenza fisica penso abbiano avuto nel totale un valore particolare. La sua fragilità è stata sorretta sempre dalla Gina, che non lo ha abbandonato un solo istante. Mi è stato detto, relata Refero, ma lo credo possibile, che nell'andarsene a scoprire l'anello che non tiene, abbia recitato il Pater Noster in latino come ai vecchi tempi. Il suo funerale in Duomo, di fronte a una folla commossa e strabocchevole che stipava la grande piazza, ha mostrato come sia stato amato e compreso per la sua poesia da tanti di ogni condizione e di ogni fede e soprattutto dai giovani. Non è possibile fare congetture che sarebbero comunque personali e arbitrarie sul suo incontro con l'altro. E tuttavia, io continuo a riflettere sulle sue parole. C'è chi cerca perché ha già trovato. Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste, le pernottazioni e le prenotazioni di camere con bagno o doccia a un letto, due o addirittura un flat. Si consultano le guide ascete, quelle di musei, si scambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi. Prima del viaggio si informa qualche amico o parente, si controllano valigie e passaporti, si completa il corredo, si acquista un supplemento di lamette da barba, eventualmente si dà un'occhiata al testamento, pura scaramanzia perché i disastri aerei in percentuale sono nulla. Prima del viaggio si è tranquilli, ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è ok e tutto è per il meglio e inutile. E ora, che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza. Ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. Grazie, il nostro percorso montaliano finisce qui. Grazie. Quando abbiamo cominciato ho pensato, per tanti anni ho insegnato che la poesia ha una forza e ha una capacità di prendere il cuore. Adesso vediamo se è vero. Credo che ci siamo aiutati a verificare che la forza della poesia esiste. Quindi grazie.